Eccoci qua amici sportivi, ben ritrovati, buonasera a tutti con il nostro consueto appuntamento del lunedì alle ore 21 con Qui Pro su Vera TV Abruzzo dagli studi di Teramo sul canale 86 per l'Abruzzo, 79 per le Marche. Ebbene, allora anche questa sera una trasmissione in cui parleremo di Lega Pro, a cominciare dal Teramo fermato in casa dalla SPAL, un pareggio che ha lasciato amarezza perché il Teramo avrebbe potuto vincere questa partita, peccato per quella ingenuità difensiva proprio nei minuti di recupero. L'Ascoli che ha fatto il colpaccio all'Arena Garibaldi contro il Pisa e ha così accumulato un leggero vantaggio sul Teramo, ma prima di parlare di questo e di altro io passo subito a presentarvi gli ospiti. Saluto Gianmarco Menga che purtroppo non è con noi questa sera per impegni professionali, lo ritroveremo la prossima settimana, lo saluto, lo ringrazio. E invece gli ospiti sono alla mia destra il difensore centrale del Teramo Calcio Nebil Caidi. Buonasera. Grazie buonasera. Per essere intervenuto per la prima volta in trasmissione Qui Pro. E alla mia sinistra invece ritrovo con piacere l'ex allenatore del Teramo Calcio Diego Di Felice Antonio. Buonasera. Grazie anche a lui. Bene, allora dicevamo, parleremo del Teramo, vedremo i risvolti filmati, seguiremo le interviste al 91esimo in sala stampa di Teramo SPAL, vedremo anche il filmato della vittoria dell'Ascoli appunto contro il Pisa, la sconfitta invece è il momento negativo dell'Aquila che ha perso ancora dopo San Marino in quel di Lucca, l'Aquila che non ha esonerato Zavettieri ma sicuramente sta vivendo un trend di risultati negativi, avrebbe dovuto vincere ma non è stato così e quindi è un po' crisi e crisi per il rossoblù. Vedremo anche i risvolti filmati dell'Ancona che ha pareggiato contro il Forlì. Non avremo questa sera la rubrica dedicata all'angolo del tifoso, ve la riproporremo la prossima settimana in una versione diversa per dare comunque spazio ai tifosi. Intorno alle 22 avremo il consueto appuntamento con gli amici di Porto d'Ascoli per parlare anche del bel momento dell'Ascoli con Pepe Ercoli e Monica Riva e infine la clip, quella dedicata a tutti i gol dell'ottava giornata, sì perché già si è svolta l'ottava giornata del campionato di Lega Pro. Se la regia è pronta partiamo subito con i risultati e la classifica. Quindi Tutto Cuoio Grosseto 1-0, Savona Pontedera 0-1, Teramo SPAL 1-1, Reggiana Sant'Arcangelo è in corso la partita intorno al 25esimo, poco giù di lì siamo sullo 0-0, Pisa Ascoli 0-1, Lucchese L'Aquila 3-1, Prato Propriacenza 0-1, Ancona Forlì 0-0, Gubbio Carrarese 1-2 e San Marino Pistoiese 1-0. Questi sono i risultati dell'ottava giornata. E quindi la classifica che è maturata alla luce di questi risultati: l'Ascoli in testa con 53 punti, il Teramo segue con 49, la Reggiana 44 insieme al Pisa, ancora 44 punti, hanno una partita in meno, la Reggiana ne ha due in meno, l'Ancona 39 insieme al Pontedera 39, il Pontedera ha una gara da recuperare, l'Aquila 38, due gare da recuperare, Carrarese 36, Lucchese 34 insieme al Tutto Cuoio, Tutto Cuoio ha una gara in meno, Grosseto e Spalle, Pistoiese 33, Gubbio 32, Prato 29 insieme al Forlì, Savona 27, Sant'Arcangelo 26 con una gara da recuperare, Propriacenza 25 punti, partita con meno 8 e San Marino 23 punti e ultimo in classifica. Bene, allora abbiamo così visto i risultati e la classifica. Iniziamo proprio da questa classifica. Caidi, a 11 giornate dalla fine di questo torneo, l'Ancona, l'Ascoli, chiedo scusa, l'Ascoli ha più 4 sul Teramo. Che significato, che valenza possiamo dare a questo leggero vantaggio dell'Ascoli? Beh, vantaggio di 4 punti a 11 partite dalla fine non è, ovviamente è abbastanza, però non fa niente perché comunque mancano talmente tante partite alla fine che c'è ancora tanto da giocare e ci sono tanti punti in palio, quindi il campionato è ancora lungo. Certo, ieri vincere sarebbe stato fondamentale, però niente, il campionato è lungo e andiamo avanti. Ecco, poi vedremo, parleremo nei dettagli, entreremo un po' nei dettagli di questa partita, ma intanto quale altro risultato ti ha sorpreso ieri, oltre all'Ascoli che ha vinto a Pisa, anche per esempio la Pistoiese che ha perso, la Carrarese che è andata a vincere a Gubbio? Sì, certo, sono risultati, comunque il campionato è molto equilibrato, si vedono squadre anche giù che comunque stanno vincendo, vedi San Marino e
comunque anche l'Aquila in questo momento un po' in crisi, con una squadra molto rinforzata a gennaio, quindi il campionato è molto equilibrato e quindi sai che ogni domenica ci possono essere delle sorprese. Diego, l'Ascoli vincendo a Pisa ha dato un segnale forte a questo torneo, insomma, ha cercato di far valere il peso della capolista. Sì, l'Ascoli bisogna dire però che si è vinto a Pisa contro una squadra forte che vuole, anche lei vuole vincere il campionato, però è stata molto fortunata, come d'altronde lo è nell'ultima estate, nelle ultime 5-6 gare. E a me non è che quest'Ascoli convince più di tanto, perché è una squadra che vuole Pur vincere il campionato, vincendo. pur vincendo, perché è una squadra che vuole vincere il campionato e spesso e volentieri ottiene anche degli aiutini abbastanza evidenti da parte dell'arbitro. E l'abbiamo visto nelle ultime partite con la Spalla. Rigori, cioè, molto strani. E io mi sono reso col Pisa, ha vinto, però bisogna dire che Pisa ha perso un centrale importante come Rozio, come si dice, e in quel momento la difesa 5 è diventata 4 e hanno approfittato proprio del fatto che a destra c'era un esterno alto e che non ha fatto la diagonale, insomma, un errore proprio che si poteva evitare e il migliore in campo è stato il loro portiere, quindi ha subito tanto. Poi una squadra che perde spesso, nelle ultime 5 partite ha perso 6 Sì, partite, fuori casa, insomma, non è che poi ha Ha perso all'Aquila avuto 3-0, l'Aquila un non è che grande sta così bene, ha perso rendimento. a Prato. Quindi io dico che il Teramo ci deve credere perché il Teramo, io dico che il Teramo sono 17 domeniche che non perde, tocchiamo sempre ferro e questa la dice lunga, mentre invece l'Ascoli perde spesso. Caidi, invece per quanto riguarda la Reggiana, credi sta giocando contro il Sant'Arcangelo, credo ancora il Sì. risultato si ferma sullo 0-0, ma credi che si possa inserire in questo discorso primo posto? Quanto temete? In che misura temete anche Sicuramente la la Reggiana? Reggiana è una squadra di valore, ha dimostrato, secondo me è una delle squadre che esprime il miglior calcio, però credo che, come ho ripetuto, come ho detto anche prima, il campionato è talmente lungo che ci sono squadre che sembrano magari in questo momento spacciate per il primo posto che possono rientrare, perché comunque io credo che il Pisa lotterà fino alla fine e sicuramente darà battaglia, e la Reggiana pure, E quindi anche il Pisa, secondo te, è ancora una squadra che può dire la sua? sicuramente, cioè, in 11 partite ci sono talmente tanti punti a disposizione che è lecito per tutti crederci. È normale che il vantaggio che comunque ha l'Ascoli nei confronti di queste squadre è tanto, però bisogna lottare fino alla fine. Noi sicuro non molleremo. Ecco, Diego, cosa prevedi? Il Teramo, secondo te, ha la forza, diciamo, mentale, la capacità tecnica per arrivare fino in fondo, per restare così in alto in classifica? Sì, il Teramo secondo me ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato. Io lo dico vincere perché loro sono nomi blasonati, però questo non conta niente, in campo vanno in 11. Il Teramo è una squadra fatta di giocatori che secondo me hanno fame perché non è che hanno vinto tanto. Quindi è un'occasione che si presenta tutti gli anni, quindi faranno di tutto per cercare di darci questa grande soddisfazione. È una squadra brutta a giocarci contro perché il Teramo ti fa giocare male, perché è una squadra che pure quando attacca nella fase di non possesso, nei ribaltamenti di fronte non la trovi mai scoperta perché c'è il suo baricentro sempre abbastanza basso. Ecco perché io non credo molto alle squadre che fanno un gran calcio, perché fanno vedere un bel gioco tipo Reggiana, tipo Ascoli, attaccano con 8 giocatori, questi giocatori poi perdono palla e prendono dei contropiedi da far paura Sulle ripartenze, sulle quindi il ripartenze. Teramo Quindi, lo siccome ha sono sempre dell'avviso dimostrato che il calcio in di italiano alla fine paga sempre, e prima non quindi prenderle, prima non poi prenderle, il cercare di golletto davanti offendere. lo facciamo perché abbiamo due grossi attaccanti. La squadra è una squadra tosta in tutti i reparti, che ha preso la consapevolezza di essere una squadra forte, quindi io ci credo. Quindi è cresciuto anche dal punto di vista Sì, caratteriale, sì, sì. sicuramente. Allora, se siete d'accordo, se la regia è pronta, andiamo proprio a vedere il filmato, della partita giocata appunto dal Teramo contro la Spal, finita purtroppo 1-1, Teramo-Spal. Finisce 1-1 l'atteso confronto del Bonolis, un pareggio meritato per la squadra di Semplici, grande amarezza in casa Teramo che non riesce a tenere il passo della capolista Ascoli. La Spal si presenta con il 5-3-2, con Rovini e Zigoni in avanti, supportati alle spalle da Capece centrale, Di Quinzio e Gentile esterni. Vivarini rilancia dal primo minuto di Paolo Antonio nel ruolo di mezzala, con Di Matteo fluidificante a sinistra e lascia fuori Masullo. Il Diavolo è chiamato a rispondere alla pesante vittoria in trasferta dell'Ascoli all'Arena Garibaldi contro il Pisa. La Spal è a pochi punti di distanza dalla zona salvezza e non può permettersi ancora ulteriori distrazioni.
Nei primi 25 minuti non ci sono grosse emozioni, la gara è equilibrata e la manovra dei biancorossi non è fluida, anche perché gli ospiti giocano coperti nella propria tre quarti e lasciano pochi spazi per la costruzione del gioco dei locali. Al quinto si fanno vedere i biancorossi con un tiro cross di Donnarumma che finisce di poco fuori. Ancora il centravanti Aprutino al 22esimo da buona posizione calcia debolmente. Gli estensi rispondono al 23esimo con Rovini, il tiro è centrale, Tonti blocca in due tempi. Il Teramo sembra svegliarsi nel finale di tempo, al 42esimo, dopo una serie di finte e controfinte di Di Matteo sull'out di sinistro, l'assist per la corrente di Paolo Antonio che chiude alto da buona posizione. Al 45esimo ci prova la Padula in contropiede, ma nulla di fatto. Si chiude su questa conclusione la prima parte con il Teramo che non riesce a penetrare la serrata retroguardia ospite. I primi 20 minuti della ripresa scivolano via e continua a non essere semplice per i locali bucare le due linee ferraresi molto corte e strette. Tuttavia sale l'entusiasmo del pubblico di casa e il diavolo prova a stringere i tempi. Al 59esimo, su cross di La Padula, Speranza colpisce di testa, sfera alta. Vivarini prova a cambiare tatticamente la gara, butta nella mischia Petrella per Di Paolo Antonio, passando alla difesa a 4. Al 69esimo è la SPAL però che ha l'occasione per passare, ma Perrotta è decisivo nel salvare sulla linea di porta la conclusione di Zigoni, dopo una dubbia ostruzione di Di Finotto ai danni di Tonti. La legge del gol mangiato e gol subito è implacabile e al 73esimo il Teramo sblocca il risultato con Donnarumma sul rigore per un fallo ineccepibile commesso da Di Quinzio su Amadio e il centravanti partenopeo sigla il suo 14esimo sigillo. Gioco fermo a pochi minuti dalla fine per un problema muscolare al primo assistente. Il Teramo manca però all'85esimo il raddoppio con Donnarumma che dalla distanza per poco non beffa Menegatti fuori dai pali. Nei minuti di recupero, esattamente al 92esimo, accade quello che non ti aspetti. Milicevic, subentrato a Donnarumma, commette fallo in piena area di rigore su Finotto. Qualche dubbio, sì. E gli ospiti pareggiano con Fioretti dagli 11 metri. Una doccia fredda per i biancorossi che non hanno il tempo neppure di una reazione. Finisce 1-1. Al Teramo l'amarezza per non essere riuscito a conquistare l'intera posta. Alla SPAL un punto importante in chiave salvezza, pensando già alla prossima trasferta di Carrara. Bene, allora siamo già al 40esimo, ancora 0-0 tra appunto Reggiana e Sant'Arcangelo. Così mi dicono dalla regia. Bene, allora Caidi, abbiamo visto le immagini, insomma a caldo ora un pareggio che quanto vi ha deluso, una partita che era vinta? Parecchio, sì, è stata una, un po' una doccia fredda, una delusione importante perché comunque era una partita, è stata una partita difficile, lo sapevamo anche alla vigilia e siamo riusciti a fare gol a un quarto d'ora dalla fine. E prendere gol così all'ultimo minuto fa veramente male, però purtroppo nel calcio capita e niente, bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ecco, vi aspettavate una SPAL così chiusa? No, sinceramente no, è normale che comunque in casa nostra ci aspettiamo che le squadre sono bene accorte, come lo è stato Sant'Arcangelo, che mi ricordo il Forlì. Però mi sembra che come la SPAL nessuno mai, e quindi no, è stata dura, perché comunque uno vuole dire anche solo catenaccio, non è catenaccio, comunque è il modo in cui difendevano bene, erano attenti, poi erano giocatori di qualità importante la SPAL. E di esperienza. Sì. Diego, tu hai visto la partita, e qualcosa in più il Teramo poteva farlo per cercare di superare questa difesa schierata? A me ha dato l'impressione che il Teramo nel primo tempo è stato un po' sottotono, troppo prevedibile nella manovra, si è adeguato un po' al ritmo della SPAL, insomma doveva alzare i ritmi, giocare più in velocità, invece questo non l'ho fatto, quindi regalando un tempo all'avversario. Io l'ho vista così, tu? Niente, purtroppo le partite sono tattiche, ci sono due allenatori che dispongono i loro giocatori e cercano di non far giocare l'uno all'altro e viceversa. E loro sono stati bravi cercando di rendere innocuo il nostro mediano basso metodista, che è un po' il regista della squadra Maddio. C'era il numero 11 che si abbassava sempre su di lui, che anziché fare la punta faceva quasi il mediano. Rovini. Il numero 11, sì. Faceva quasi il centrocampista e non lo faceva giocare in base di costruzione del gioco.
Poi hanno messo un metodista davanti ai tre che giocavano su Donnarumma e la Padula, e quindi i rifornimenti per le punte erano sulla linea di passaggio, questo qui giocava, quindi i rifornimenti per le punte non erano facili. E poi il Teramo era molto lento nel giropalla, questo io ho notato, perché se avvicini un po', è chiaro che le squadre vengono qui, siamo a squadra seconda, prima in classifica, quindi vengono qui, hanno paura, si mettono sulla difensiva e cercano di giocare di contrattacco, però... Siamo stati noi che li abbiamo fatti giocare tutti e 10 nella palla, perché nel prendere palla, non avendo Amoldio in fase di costruzione libero di poterlo fare, la palla passava per Cenciarelli, passava per gli altri centrocampisti, molti passaggi indietro verso i difensori, e quindi davamo modo alla squadra avversaria di ricompattarsi dietro la linea della palla. Quindi, perché se no in fondo la Spal giocava a specchio come il Teramo, sì, con 5-3-2. Poi nel secondo tempo qualcosa però è cambiato, perché ecco, il Teramo ha alzato i ritmi, ha alzato anche il baricentro, sì. È stato anche più pericoloso. Bravo Giussi, è cambiato perché le due punte, mentre il primo tempo stavano lì in un rombo loro, chiusi in una gabbia, tutti e due fermi a cercare di giocare tra di loro, e lì bisognava più andare sulle fasce per approfittare. Quindi allargare il gioco. Infatti ci siamo allargati di più, addirittura la Padula ha ucciso il guardianino, esatto, allargando sulla fascia. Ha avuto un infortunio. Quindi, ecco, la squadra ha respirato meglio. E quindi abbiamo anche trovato il gol. Certo, peccato trovato. Poi perché gli episodi poi alla fine segnano anche le partite. Certo, così è stato, certo, purtroppo nei minuti di recupero. Però io insisterei su questo aspetto anche con Caidi nel rivolgergli questa domanda. Qualche uomo chiave nel Teramo un po' in affanno, o meglio, c'è stato, ecco, secondo te, un pochino di stanchezza a livello mentale, a livello anche psicologico, cioè sia a livello fisico che a livello mentale? Non credo. Pardon, nel primo tempo. Se intendi, intendi un po' di stanchezza, io credo di no, perché comunque siamo una squadra giovane che non ha motivo di... Non credo che... Ah, mancano ancora 11 partite, sì, siamo già stanchi però adesso. Però 17 risultati utili consecutivi, forse un po' di stanchezza mentale è anche il fatto di dover sempre cercare di fare risultato per stare nei piani alti. Non mai, però io credo che con l'entusiasmo che ci abbiamo la stanchezza mentale non ci sia, perché comunque noi ci siamo trovati lì e quindi stiamo vivendo comunque un momento veramente esaltante e non credo che ci sia stanchezza mentale. È normale che non possiamo pretendere che tutte le partite, per dire Donnarumma e la Padula, fanno sempre uguale, perché comunque se no veramente non sarebbero al Teramo, ma sarebbero al Madrid. Ecco, per entrambi i calci di rigore c'erano, comincio da Diego, io... Allora, dico di sì in linea di massima, però il rigore concesso alla Spal, è vero che c'è stato il contatto, Milicevic avrebbe potuto ostacolarlo con il corpo, invece è andato con il piede, però forse c'è stata meno intenzionalità, un po' meno volontarietà rispetto al fallo invece commesso dal difensore su Amadio. Beh, per il sì, Teramo. Sì, quello del Teramo secondo me era rigore. Sicuro era rigore. È stato bravo Amadio, pure molto furbo. Però era rigore. Quello del Teramo sembrava un po' di... Però anche lì l'arbitro sembrava quasi che stesse aspettando di ridare il rigore, perché si poteva evitare, sì, il piede era quasi... Forse era più il Teramo che doveva evitarlo. Il Teramo non deve dendolare, perché poi era stato convogliato bene da Caidi e da Scipioni, non poteva nuocere, l'avevano circondato e convogliato, no? Così si dice in gergo calcistico. Poi però un giorno capisce, si ritrova dentro l'area, un ragazzo che entra a freddo così, che può succedere, ecco, può succedere. Io dico la verità, però poi secondo te poi è troppo facile. Sì. Avrei fatto entrare un altro che oramai conosce e un infatti po'. Poi te lo chiederò sui cambi. Caidi, avete detto qualcosa a Milicevic che ora non vogliamo assolutamente colpevolizzarlo più di tanto, perché può succedere a tutti di commettere una disattenzione, un'ingenuità difensiva, insomma. No, ci mancherebbe, comunque, anzi abbiamo cercato di rincuorarlo, perché è un ragazzo giovane che si impegna e dà veramente delle qualità importanti. Anche perché era il suo esordio, non sì, è stato sì, fortunatissimo assolutamente, questo esordio. Assolutamente, è una cosa che capita e... Normale, lui sa di aver commesso un'ingenuità, però noi non possiamo fare altro che rincuorarlo, perché è un ragazzo che merita questo. E questo, viva il gruppo, sicuramente che il Teramo ancora lo ha dimostrato anche nel passato. Andiamo a sentire ora l'intervista, la prima intervista, quella con il presidente Luciano Campitelli. Ma l'Ascoli ha dato a livello psicologico un attimino a tutte le altre squadre
un bel colpo, però no, noi siamo tosti e vedrete che domenica andremo a fare il risultato fuori casa e ci rimetteremo dove siamo, perché credo che la squadra abbia tutte le possibilità per fare un grande risultato domenica. Oggi serviva uno spunto di qualche giocatore nostro, loro si chiudevano, hanno fatto un catenaccio dall'inizio alla fine, però dico bravi perché sono venuti qui per pareggiare. Il rigore, l'avevo detto ai miei collaboratori che stavano vicino a me, qui la può sbloccare un calcio di rigore, il rigore c'è stato da ambedue le parti, però dico può capitare, la nostra è una squadra che domenica dovrà andare a fare risultato perché noi abbiamo fatto il nostro conteggio. E fuori casa dobbiamo pareggiare, in casa dobbiamo vincere, poi alla fine chi farà più punti sarà più bravo a vincere il campionato. Noi oggi dobbiamo pensare che abbiamo giocato fuori casa e domenica dobbiamo fare quello che dovevamo fare oggi, quindi lotteremo fino alla fine sicuramente. Allora, un presidente amareggiato, comunque abbastanza tranquillo, voi lo avete incontrato, Caidi, a fine partita o comunque quest'oggi avete parlato con il presidente? Beh, è venuto a fine partita a dire le stesse parole che ha detto nell'intervista e ci ha rincuorato perché comunque può capitare, mancano tante partite, quindi già da sabato pretende... Un presidente che è cambiato anche? Beh, sì, io credo che quest'anno si possa lamentare, però, assolutamente no. Però è normale, è un presidente che pretende tanto, come è giusto che sia, perché comunque dà molti stimoli avere un presidente che vuole sempre vincere, quindi è importante. Sì, sì. Diego, un Teramo che però ha creato poco, tornando un po' sulla gara, un Teramo che deve cercare anche altre soluzioni per trovare la via della rete, perché insomma la Padula e Donnarumma sono super controllati, quindi questo Teramo dovrà cercare di andare in gol con i centrocampisti o magari anche con i difensori perché hanno segnato poco, magari sui calci piazzati, sui calci d'angolo. Noi dobbiamo cercare, non abbiamo tante alternative, almeno come lo vedo io. Noi dobbiamo, i nostri due attaccanti, dobbiamo, come si dice qui da noi, dobbiamo pregargli la salute, anzi al terzo attaccante anche Bucchi, che qualche volta magari dovrebbe giocare un po' di più per dare respiro agli altri due, però noi non abbiamo, secondo me, tante alternative. Noi dobbiamo giocare di più forse con gli esterni, perché forse sono quelli che ci danno qualcosa in più, perché noi abbiamo un centrocampo, secondo me, forte in fase di non possesso, in interdizione, perché loro non sono mezze aree. Parliamoci chiaro, Cenciarelli è mediano, in più dovremmo attendere un esterno che da gioca Di Matteo. Lo stesso di Paolo Antoni è un esterno che gioca a centrocampo, quindi loro fanno un lavoro oscuro validissimo. Però che noi ci dovremmo aspettare che nel 5-3-2 con i tre centrocampisti a turno i due centrocampisti dovrebbero inserirsi a fare da terzo incomodo. E noi purtroppo non abbiamo nelle corde questo tipo di giocatore, però stiamo bene così perché comunque il gol non lo prendiamo. E se ne facciamo uno, quasi sempre, ad eccezione per domenica, riusciamo a vincere la partita. Poi chiaramente nel momento in cui le altre squadre si scoprono, siamo nella fase di ribaltamento di fronte, siamo pericolosissimi. Anche perché siamo grintosi. Sì, abbiamo fatto un sacco di gol e giochiamo di rimessa in contropiede, siamo poi pericolosi perché siamo veloci. Ecco, ci dobbiamo muovere di più nel giro palla, dobbiamo stare sempre ben compatti, non sbilanciarci dietro e giocare secondo me di più sugli esterni, dove, per esempio ieri. Ripeto, è sempre opinabile quello che ho visto io, poi magari ho visto male. Abbiamo giocato al primo tempo, siamo mai nella zona di Scipioni, quasi sempre a sinistra. Abbiamo giocato più a sinistra e abbiamo giocato pochissimo a destra. Non riuscivo a capire perché, anche perché dietro ci sono tre difensori, tre centrali, quindi tanta paura non dovremmo averla se i due schermi vanno un po' di più. Capito? Sentiamo anche Caidi, sei d'accordo su questa analisi? Sì, no, spesso che capita... dobbiamo più allargarci. Sì, è vero. Dobbiamo cercare di sfruttare di più l'ampiezza con Scipioni e Di Matteo nel caso di ieri. Però purtroppo non è facile perché comunque quando trovi squadre ben organizzate in fase difensiva non è facile. È normale che quello che dice mister è vero, perché dobbiamo cercare di velocizzare di più ieri e siamo stati forse un po' lenti. Sì, senti, volevo farti un'altra domanda. Dei due pareggi ultimi, quello dell'Aquila e quello in casa ieri contro la SPAL, in quale di queste due partite c'è maggiore rammarico? Dove il Teramo avrebbe dovuto usare di più? All'Aquila o in casa?
Forse, beh, ieri credo che comunque la partita, bene o male, potevamo avere qualche occasione in più, però nel complesso abbiamo fatto una, comunque almeno nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione, comunque abbiamo cercato di sviluppare meglio il nostro gioco, mentre l'Aquila magari abbiamo avuto un po' meno occasioni, però è stata una partita molto equilibrata e davanti avevamo una squadra di Ed era livello un comunque. derby, poi Esatto, era un diciamo, quindi una derby, partita quindi diversa. era sul filo del rasoio il risultato, quindi non era facile. Allora, ci fermiamo per qualche istante perché andiamo a seguire il prossimo servizio, le interviste con Vincenzo Vivarini e il tecnico Leonardo Semplici. Vivarini amareggiato per questo pareggio? Sì, amareggiato per come sono andate le cose, per gli episodi che ci hanno detto male, perché comunque la partita e la prestazione la squadra l'ha fatta abbastanza bene. Abbiamo cercato sempre di mantenere il pallino del gioco, forse potevamo essere un po' più veloci, più importanti, però voglio dire, prendere un rigore a tempo scaduto, insomma, veramente fa male. Però siamo sempre, diciamo, molto fiduciosi perché comunque sembra una prestazione importante quello che fa il Teramo. Non era facile però oggi riuscire a penetrare, a bucare questa spalla che era chiusa dietro e non ha concesso nulla al Teramo. Sì, È venuta per il pareggio. sì, per noi oggi non era una partita facile, perché comunque parliamo di una squadra che ha grandi qualità tecniche, insomma, è una squadra importante con giocatori di spessore. Lo sapevamo dall'inizio che sarebbe stata dura, l'avevamo preparata anche discretamente per cercare di servire i nostri attaccanti con palle corte. Qualche occasione buona l'abbiamo anche creato, abbiamo soprattutto, diciamo, il primo tempo con Di Matteo, con la Padula, Donnarumma nel secondo tempo, insomma, Cenciarelli. Qualcosa abbiamo fatto, però poi è andata male all'ultimo minuto, quindi accettiamolo con tranquillità. L'Ascoli vince, il Teramo rallenta un po', cambia qualcosa? No, ma io proprio dell'Ascoli non mi interessa proprio, noi dobbiamo pensare alla nostra strada. Adesso arriviamo al momento cruciale del campionato, quindi questo marzo-aprile è il periodo più importante per chi ci sono i verdetti, quindi di conseguenza adesso dobbiamo accelerare, dobbiamo preparare bene la partita di domenica perché bisogna fare risultato, però il campionato è difficile per noi, ma è difficile anche per le altre squadre, quindi noi guardiamo a noi e cerchiamo di fare ancora meglio la prossima partita. Mister, dicevo, un punto meritato per la spalla. Sì, un punto meritato contro una grande squadra, sapevamo della forza della squadra avversaria e quindi ci dovevamo coprire, non concedere spazio specialmente ai due attaccanti che in questa categoria fanno la differenza. Siamo stati bravi, mi sembra abbiamo limitato molto il loro raggio d'azione, non sono mai stati pericolosi, il nostro portiere non ha mai fatto parate determinanti, hanno sbloccato, erano stati bravi a sbloccarla sul rigore, noi siamo stati bravi a crederci, anzi sullo 0-0 abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Zigoni, c'è stato un salvataggio sulla riga. E, insomma, ci abbiamo creduto e abbiamo recuperato meritatamente e questo, insomma, ci serve per dare convinzione a quello che proponiamo, quello che facciamo e per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi. Palla ha svolto bene la parte difensiva, ma io direi che è stata molto brava ad interpretare questa gara, no? Giocando coperta, soprattutto non concedendo spazi al Teramo e puntando tutto sulle ripartenze. Sì, infatti anche nel primo tempo quando abbiamo giocato palla a terra, non troppe volte, però siamo stati anche pericolosi, insomma l'abbiamo messo in difficoltà, magari bisognava usare un qualcosa di più, però la paura era quella di prestare il fianco all'avversario e di concedere spazi dove loro sono molto bravi e questo non è accaduto e quindi merita la mia squadra che anche in un momento particolare del nostro campionato ci ha creduto, non si è demoralizzata dopo il rigore e è riuscita, insomma, ad arrivare a questo pareggio, credo Un meritatissimo. giudizio sul Teramo che oggi non vi ha creato particolari problemi. Ma il Teramo, dicevo all'allenatore, secondo me magari come qualità ci sono squadre migliori, però insomma come spirito di gruppo, intensità e livello di gioco credo sia se non la migliore tra le migliori del Teramo. Quindi gli auguro magari di arrivare a quegli obiettivi che si sono previsti. Auguri per voi. Grazie. Sicuramente fa piacere, fa onore a Semplici aver ascoltato questa disamina davvero con grande obiettività su questa gara, però a Diego Di Felice Antonio vorrei chiedergli da tecnico, condividi le scelte fatte ieri da Vivarini, dentro di Paolo Antonio, fuori Masullo, di Matteo sulla fascia e poi la sostituzione di Milicevic, cioè il cambio con Milicevic con Donnarumma?
Ma sì, il mister penso che abbia fatto bene, perché poi durante la partita l'allenatore Giussi cerca sempre di cercare di creare problemi al suo avversario, ha cercato di cambiare, si è messo col 4-4-2, ha messo Di Paolo Antonio a destra e di là Di Matteo, ha rinunciato un centrocampista con due, quattro colpi. Poi quando è uscito punte. Di Paolo Antonio abbiamo preso gol, tra l'altro, sì, cioè, però, una coincidenza però. Ma è una coincidenza quella, perché il gol l'abbiamo preso perché siamo stati ingenui su, non c'è niente con disattenti, non c'entra niente. Io penso che il mister ha fatto bene, sta facendo bene da due anni, bisogna dirlo. Poi è chiaro che il calcio è così, magari fa tutto bene, non concedi nulla, certo, e poi magari ti ritrovi a pareggiare una partita. Non ci si può soffermare sulle scelte, quello che conta è il risultato finale. Certo, sono d'accordo con il mister quando dice... Con Semplici? No, con Vivarini. Due, uno con Vivarini, quando dice che noi dell'Ascoli, noi facciamo il nostro, giochiamo ogni partita è una finale, poi alla fine contiamo le pecore, no? Poi sono d'accordo anche con Semplici, che è stato onestissimo. Ha detto quello partita. Che dicevamo noi come qualità, ma non perché non sono bravi, sono giocatori che sono stati adeguati a ruoli non proprio loro, a centrocampo specialmente, però noi abbiamo una rosa di elementi tutti che possono benissimo vincere il campionato, quindi rispetto alle altre che magari hanno una qualità migliore, noi però abbiamo un senso tattico, uno stare in campo che le altre squadre concedono all'avversario, noi non concediamo concediamo nulla, poco, e quindi siamo una buona squadra. Ecco, vorrei chiedere a Caidi come sta fisicamente, stai meritando il posto da titolare, non ci sono dubbi, ieri hai giocato una buona gara, una sola incertezza quando Tonti in quella uscita non è stato perfetto, forse sì, quella sì. È stata l'unica incertezza. Sì, sì, lì non ci siamo capiti io e il portiere, perché non avevo capito se gliela potevo appoggiare dietro di testa oppure dovevo calciarla. E nel dubbio ho fatto una mezza cosa che alla fine poteva costarci caro e niente. Però la mia condizione fisica va sempre a migliorare, perché comunque venivo da un infortunio e adesso sto trovando continuità e sono felice delle mie prestazioni. Ecco, vorrei chiederti quando vi ha condizionato sulla gara contro la Spal sapere già il risultato dell'Ascoli? Insomma, siete entrati in campo un pochino pensando a questa vittoria ottenuta dall'Ascoli all'Arena Garibaldi? No, sinceramente, beh, un minimo è normale che venerdì sera abbiamo visto la partita e abbiamo visto comunque una prova di forza come risultato, perché come prestazione non è che l'Ascoli mi aveva impressionato. Però come risultato andare a vincere a Pisa è normale che, come ha detto anche il presidente, ha dato una bella sterzata al campionato. Però dopo passa, perché comunque ci sono da affrontare tante partite, non è che non siamo alla fine, quindi mancano ancora tante partite e quindi siamo entrati in campo come sempre. Allora, se siete d'accordo, andiamo a seguire il prossimo servizio, l'intervista ad un collega giornalista di Telestense di Ferrara, si chiama Alessandro Sovrani, che anche lui ha fatto una disamina davvero molto bella sulla partita e soprattutto veritiera. Ascoltiamo Alessandro Sovrani. Giusto pareggio, cioè il Teramo ha fatto la partita, la Spal ha fatto la partita da provinciale, vista la situazione di classifica, la Spal arriva assolutamente. Ha fatto la sua partita giocando in trasferta. Ha cercato di inaridire le fonti del gioco, quindi Amadie e Cenciarelli, ed è riuscito a centrare questo obiettivo perché prima dell'episodio del rigore Menegatti non era mai stato chiamato in causa, un paio di traversoni, ma se l'era sempre cavata discretamente. Discorso analogo per Tonti, anche se c'è stato quel salvataggio sulla linea, su quella conclusione di Zigoni, dopo l'uscita incerta del portiere del Teramo. Spal brava, però oggi il Teramo comunque non è stato il Teramo visto nelle precedenti gare in casa, perché a me è sembrata una squadra priva di idee, poco aggressiva e anche molto lenta nel gioco. Un po' si è adeguata al gioco della Spal, forse ai ritmi. Non solo in casa, perché anche all'andata, se c'era una squadra che meritava di conquistare i 3 punti, che il Teramo non era certamente la Spal, all'andata ci fece una grandissima impressione. A mio giudizio il Teramo, tempo ciascuno. Comunque il Teramo è la squadra che a mio giudizio, vedendo anche altre partite, esprime il miglior calcio della categoria, molto meglio il Teramo dell'Ascoli, la Spal con l'Ascoli. Voi avete incontrato anche l'Ascoli, quindi vuole fare un parallelo un po' tra le due squadre, esatto, le prime due. Esatto. All'andata la Spal ha vinto con l'Ascoli, forse ha portato a casa qualcosa in più. Al ritorno la Spal ha perso, regalando la vittoria alla formazione di Petroni in vantaggio 1-0 con l'uomo in più. Sul piano del gioco, devo dirvi la verità, a me piace molto di più il Teramo.
ma nel complesso, nelle varie gare che ho avuto modo di vedere della formazione di Vivarini. Certo che l'Ascoli ha, come il Teramo, ha Donnarumma e la Padula, ha forse più giocatori in grado di risolvere in qualsiasi momento la partita, più esperienza, ha più mestiere. Ecco, come finirà questo duello al vertice? Se continuerà così da qui in avanti, mancano 11 gare ora tra il Teramo, l'Ascoli, o comunque vedi altre compagini che potrebbero inserirsi? Dopo i risultati della giornata odierna, penso che sarà un duello tra voi cugini di Ascoli e di Teramo, come detto in precedenza. Se il Teramo riesce a ritrovare anche una certa condizione fisica, forse oggi abbiamo visto un Teramo un po' sottotono anche sotto questo profilo, forse è un gioco molto dispendioso quello del Teramo, se la potrebbe giocare alla pari. In caso contrario, l'Ascoli ha una rosa molto molto più ampia, ha più esperienza, ha questi punti di vantaggio, quindi diciamo, sinceramente non me ne vogliono gli amici di Teramo, 60 Ascoli e 40 Teramo, poi mi sembra che quest'anno l'Ascoli abbia dalla sua anche la buona stella. Per la spalla invece? Il pareggio di oggi che ha portato la spalla... Dicevo, questo campionato, sì. Eravate partiti con obiettivi diversi? No, ma sin dall'inizio si è detto la spalla deve disputare una stagione tranquilla, visto che è il primo anno che gioca in Lega Pro Unica. Dopo l'appetito viene mangiando, però anche quando ci fu il match andata c'era in palio il primo posto. Noi eravamo tutti piuttosto incerti sul fatto che la SPA potesse rimanere a quei livelli, perché non giocava, era sorretta dalla buona sorte, girava tutto bene, ma la squadra non esprimeva gioco, non dava nemmeno idea di solidità e di compattezza, non c'era nessun motivo perché si ritrovasse lì, se non la casualità. Certo è che arrivati a quel punto forse la SPA avrebbe potuto giocarsi qualche carta in più per accedere ai playoff, ma sappiamo che ci sono solo 3 posti, perché in questo girone solo la terza accederà ai playoff. Per cui la squadra, a mio giudizio, è una squadra che come valori può orbitare tra il quinto e il decimo posto. Per cui adesso che state a discutere le due prossime gare interne con due concorrenti come Prato e Grosseto, ipotecare definitivamente la salvezza e poi iniziare a lavorare per l'anno prossimo. Eccoci qua allora di nuovo insieme con la trasmissione Qui Pro. Bene, allora Diego, su questa analisi del collega di Teleestense di Ferrara, Alessandro Sovrani, sei d'accordo su questa analisi sul Teramo, sull'Ascoli, sul campionato? Sì, io sono d'accordo in parte. Cioè, lui ha detto bene, quando come qualità l'Ascoli è superiore per la rosa che c'ha. Però ecco, io dico che potrebbe essere proprio la negatività di questa squadra avere tanti giocatori di qualità, perché io sono dell'avviso che le squadre operaie, le squadre che prendono pochi gol, che perdono pochissimo, e che poi il discorso di sempre, che poi il golletto davanti lo facciamo perché abbiamo della gente che è in grado di farlo, queste qua sono più avvantaggiate. Non lo dico da sportivo e tifoso del Teramo, lo dico perché a volte la bontà ti fa bilanciare, si specchiano tutti i giocatori che amano andare, quando si attacca in massa. Infatti la Spalla ha giocato alla grande, non si è chiuso come a Teramo, perché la partita l'ha fatta aperta, ha rischiato di vincere perché glielo permetteva l'Ascoli. Quando riprendevano la palla avevano delle occasioni proprio a chili, proprio abbiamo visto oggetto continuo, quindi vuol dire che loro la fase di non possesso, la fase difensiva, l'Ascoli non la cura. E io sono sempre dell'avviso che prima non prendere pochi gol e cercare di non perdere partite, il golletto lo fai. Non siamo concreti. Un raffronto. Il Barcellona potrebbe essere l'Ascoli, un raffronto che non si dovrebbe fare, sì. Però che gioca di più. Calzante, il Real Madrid, che è un nome, cioè il Real. Ancelotti gioca all'italiano perché sfrutta nelle ripartenze con l'inglese lì e Ronaldo che si negli spazi, quando incontrano squadre che magari si chiudono hanno problemi, come ieri con il Real. Quindi è una squadra che all'italiana ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa del Re, ha vinto la Coppa dei Campioni, quindi il calcio italiano vale sempre. Cioè sì. Giocare per far divertire l'avversario, io lo vedo così, poi vai a stringere, racconti sì, poco. Sì, ci vuole anche concretezza. Ecco perché sentiamo... ecco le sconfitte di Prato, ecco le sconfitte dell'Aquila, ecco la quasi sì, sconfitta in casa con la squadra. Sentiamo anche Caidi su questa analisi del tecnico Diego Di Felice Antonio, su quello che abbiamo ascoltato della giornata. Awesome. Di Teleestense di Ferrara. Effettivamente, scusami, il Teramo ha una migliore organizzazione, l'Ascoli una rosa più ampia, giocatori più esperti, insomma. Beh sì, c'è. Quello che ha detto adesso il mister è una cosa giusta, perché comunque il fatto di essere una squadra solida è la base del calcio, perché comunque lo dimostrano i numeri, che comunque la squadra che ha la miglior difesa spesso vince il campionato. E quindi è importante essere solidi
nella fase difensiva e di e concedere sta poco. Bene da questo punto di vista, perché è una difesa solida, 25 reti mi pare. E poi siamo partiti male, infatti c'è un po' di per quanto mi riguarda come difensore mi rammarico un po' dell'inizio del campionato, che prendevamo tanti gol, perché se non era così, se eravamo sempre come adesso, a quest'ora avevamo presi 15. Se, forse ne approfitto anche per chiederti, ci sono Lulli, Fiore, sono giocatori che sono in recupero, oggi si sono allenati, oggi già avete ripreso a lavorare in previsione del prossimo impegno, questo per avere così anche la possibilità di ricambi, insomma, per dare un po' di respiro a quelli che giocano sempre, quindi si sono allenati? Sì, si allenano già da qualche settimana con noi, è normale, devono prendere la migliore condizione, però sono giocatori importanti per noi, fondamentali, perché comunque, come hai detto te, è importante il fatto di avere una rosa che ti dà la possibilità di cambiare o comunque di dare respiro a chi gioca con continuità. Certo, allora andiamo a seguire il prossimo servizio e vediamo i risvolti filmati appunto della vittoria dell'Ascoli a Pisa. È la vittoria più importante delle Rabellini. Per la forza dell'avversario, per il contesto in cui si è giocato, per l'importanza che i tre punti conquistati possono avere, per le difficoltà superate nel corso della gara con personalità. È la vittoria che vale una fetta di promozione. L'Ascoli esce col petto gonfio dall'Arena Garibaldi dopo aver vinto probabilmente la sfida dell'anno. Pisa ridotto alla resa, a domicilio e ora a meno 9 dal picchio con un match da recuperare. Petrone deve affrontare la gara con importanti defezioni, fuori Altobelli, Mustacchio, Mori e Mengoni. C'è Avogadri però, torna Dae e Perez viene preferito ad Altinier. Sarà la mossa vincente. Braglia è squalificato, in panchina c'è Piccioni, in campo l'ex Paci in difesa, in attacco dentro Bomber Armat, che era in forte dubbio. Avvio senza sussulti, nessuno rischia nulla. Per la prima palla gol serve comunque attendere 30 minuti. Armà la piazza al termine di un gran fraseggio e Lanni regala materiale per i fotografi. Poi lo stesso Lanni si ripete poco dopo su Pellegrini. L'Ascoli punge a sorpresa, palla col contagiri di Grassi per Perez, stop e tiro da manuale, traversa piena, sospirone dei 7.000 tifosi nerazzurri. In avvio di ripresa il Pisa perde Rozio, dentro Misuraca. Perez fa le prove generali del gol battendo Pelagotti, ma l'arbitro ravvisa una posizione di fuorigioco. Poco dopo Perez si ripete e stavolta il gol è buono. Gran tocco di esterno di Nardini per l'attaccante di Misagne che gonfia la rete con il suo gol in campionato numero 9. Il più importante, manco a dirlo. Stavolta anche l'esultanza è da manuale. Perez esce e si becca un uragano di applausi dai 600 tifosi bianconeri, dentro Altinier. Poco dopo l'Ascoli resta in 10, giusto il rosso diretto a Dell'Orco per fallo da ultimo uomo su Arrighini. Mancano 20 minuti e l'Ascoli vuole difendere il prezioso vantaggio, dentro Cristiano Rossi per Grassi. Il Pisa ha la palla gol più nitida a 5 dal 90esimo. Floriano dentro, Armaci prova, poi Arrighini centra il palo esterno. Poco dopo ancora Armava vicino al pari, ma Lanni in uscita blinda il successo bianconero. L'Ascoli sale a quota 53 dopo aver eliminato, forse definitivamente dalla corsa, l'avversario più temibile al termine di un venerdì da leoni. Allora Diego, con questa vittoria nel servizio abbiamo ascoltato l'Ascoli, si è giocata una fetta di campionato, nel senso che ha messo un sigillo, ma potrebbe anche essere però una vittoria, non vorrei che fosse una vittoria che potrebbe illudere però il clan bianconero, insomma, bisogna rimanere sempre con i piedi per terra. Certo, ma il campionato è lungo, ma è una vittoria che non è l'Ascoli ha vinto la partita non con la formazione che solitamente gioca, mancavano 5 giocatori, quindi hanno giocato, è una squadra operaia, ha vinto facendo di necessità virtù, coperti. È una delle poche partite in cui l'Ascoli ha cercato di non prenderle, con l'intensità che dicevamo. E ha vinto. Infatti ha giocato con un esterno. È stata concreta. Ha giocato con un esterno alto, Nardini che di solito è un esterno basso, che poi entrando tra le linee ha fatto l'assist per Pellegrini. E poi sono stati fortunati perché loro giocano a 5 come noi, il Pisa. A un certo punto è uscito uno dei tre centrali che marcava Perez, che lo stava marcando bene, si è fatto male. Si sono messi a 4 in difesa, hanno dovuto mettere Pellegrino, che è un esterno tipo
che spinge, non è un esterno come il nostro Scipioni, è più un esterno tipo Di Matteo, il quale giocando da difensore su una punta non ha fatto la diagonale, abbiamo visto, si è fatto infilare da parte cieca sul filtrante di Nardini, quindi ha avuto tutto a favore. Non è l'Ascoli che di solito gioca aperto e rischia di perdere le partite, quindi adesso una che rientrano serie di tutti, episodi. Che rientrano però, tutti secondo me. Certo, però bisogna dire anche che è stata cinica, che ha mostrato carattere, insomma, ha vinto alla fine e chi vince ha ragione. Tu hai visto la partita, Kaidi, ti aspettavi questa vittoria dell'Ascoli? Beh, prima della partita sinceramente no. Perché comunque a Pisa non è facile giocare, però vedendo la partita era partita equilibrata e secondo me alla fine il pareggio era il risultato giusto, poi è andata così e complimenti all'Ascoli. Intanto intorno al decimo della ripresa ancora il risultato è fermo sullo 0-0 tra la Reggiana e il Sant'Arcangelo, questo è un risultato che sta anche bene al Teramo, insomma la Reggiana che non vince in casa. Sì, sì, però come ripeto dobbiamo pensare a noi, dai, adesso è normale che se le altre perdono è meglio, però dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Ecco, Diego, sul Pisa vorrei chiederti, secondo te a meno 9 dalla vetta è fuori? No, secondo me non è fuori, perché questo però è il Pisa non ha mai convinto. Comunque. Non ha mai convinto, però questo è un campionato dove il Piacenza va a vincere ad Ascoli, all'Aquila, dove la Reggiana prende 5 gol dal San Marino, mi sembra, 5-4. È un campionato adesso con il mercato di riparazione, le squadre non sono più quelle dell'andata. Diciamo che ci sono due campionati, quello fino a gennaio, poi da gennaio in avanti con il mercato. Certo, perché e poi c'è da salvarsi, quindi non pensiamo che vai a giocare con una squadra che ha 10 punti, di meno. Pesano di più, i punti pesano di più. Di più, quindi è tutto ancora si gioca con un altro spirito. Ecco, allora a questo punto io direi di passare al prossimo servizio e andare a vedere la sconfitta dell'Aquila contro la Lucchese in trasferta per 3-1. Il destino sta nel nome, dicevano i latini. Quel nomen omen che si attaglia perfettamente a Francesco Forte, 21 anni, attaccante scuola Inter, arrivato a gennaio alla Lucchese dal Forlì. È lui che fa a fette l'Aquila con una tripletta che costa agli abruzzesi un KO, che chiude ogni discorso di Betta e, annunzio Zavettieri, la panchina. Per il tecnico aquilano arriva l'esonero, al suo posto Ninni Corda, terzo allenatore stagionale. Partita vera, bella e combattuta al Porta Elisa, con l'Aquila che se la gioca fino alla fine. Gara che parte in discesa per la Lucchese, in gol dopo appena 2 minuti. Pronti via, passa in vantaggio la squadra locale con Forte, bravo a bruciare in velocità Zaffagnini sul lancio di Mingazzini. La Lucchese insiste, bella azione di Pagano dalla parte opposta, Ferretti controlla e prova il tiro a giro che finisce a lato. L'Aquila ci prova soprattutto con i suoi esterni. San Domenico sfiora il palo con un bel destro. Al 34esimo la Lucchese raddoppia con Forte che prima impegna Zandrini. Sulla respinta però Ferretti raccoglie e mette in mezzo dove, ancora Forte, stoppa, scivola e da terra firma il 2-0. Al 45esimo, sempre Forte, spreca il tris su bel cross di Pagano. Dopo la pausa l'Aquila attacca a testa bassa e dopo 4 minuti su azione di corner Pomante di testa accorcia le distanze. I rossoneri abbassano il baricentro, Zavettieri prova a inserire Birdis, perde il pinto a caccia del pari. Ad andare vicino al gol del KO è però la Lucchese, con il solito Forte che di testa su cross di Pagano chiama Zandrini ad un intervento molto difficile. Risponde San Domenico con una bella conclusione che trova pronto Di Masi. Alla mezz'ora Forte centra la tripletta su azione di contropiede di Pagano e la gara finisce in ghiacciaia. L'Aquila non si arrende, Birdis trova l'esterno della rete, poi solo qualche mischia. Finisce la partita, si chiude l'era Zavettieri. Mercoledì prossimo, nel primo dei due recuperi contro il Pontedera, la squadra sarà diretta da Ninni Corda. Non è proprio così, perché il momento è difficilissimo per l'Aquila, chiaramente è un momento di grande difficoltà dal punto di vista dei risultati, però su un portale, è in silenzio stampa, per noi è stato sempre in silenzio stampa comunque l'Aquila, Ugo Mastropietro, il direttore generale, su un portale ha dichiarato che sarà monitorata ora la situazione di Zavettieri, ma io credo che vorranno forse dare ancora qualche altro giorno a Zavettieri, anche perché l'Aquila giocherà il recupero proprio mercoledì. Kaidi, voi avete affrontato l'Aquila, ti è sembrata contro di voi una squadra effettivamente in crisi? Forse noi era un derby, quindi una partita particolare, e non mi è sembrata in crisi, perché comunque è stata una partita equilibrata con noi e credo che l'Aquila ha tutte le qualità per venirne fuori, perché ha fatto un mercato di gennaio importante, ambizioso, e quindi credo che a me contro di noi non è sembrata in crisi. Poi
dalle immagini che ho visto, probabilmente a Lucca non è stata la stessa partita che ha giocato contro. Ha incontrato anche una lucchese che ora è in grande condizione. Certo. Diego, un trend negativo di risultati per il rossoblù, ma questo trend negativo da cosa dipende? Una gestione difficile del gruppo, una rosa molto ampia, tanti giocatori che sono arrivati che probabilmente hanno un po' rotto gli equilibri all'interno della squadra. Giussi, io sono sempre dell'avviso che i vecchi allenatori hanno qualcosa in più degli allenatori moderni, perché sono nati con il gioco a uomo e quindi hanno le alchimie, le furbizie tattiche che gli allenatori moderni, che sono nati con la zona, non conoscono. Io per esempio domenica, come l'ho vista io sempre, Zavettieri mi ha deluso con il Teramo, perché il Teramo gioca un centrocampo a tre, lui si è presentato con un centrocampo a due e Amadio ha fatto il bello, ha fatto quello che ha voluto. Si è ricordato di marcarlo mettendo un centrocampista in più a ben minuto della fine, alzando Colarapi su Amadio. Amadio si è bloccato, ha avuto difficoltà, e ci hanno messo un po' in difficoltà negli ultimi minuti, che non poteva vincere, cosa che non è successa nel primo tempo. Ecco, allora io dico, se tu allenatore ci metti 60 minuti per vedere una cosa simile, mi lasci perplesso. Non vorrei che Zavettieri abbia fatto rimpiangere Pagliari, che comunque come strategia, come furbizia tattica. Pagliari quando andò via giù si disse, lo disse chiaramente arrabbiato perché va via, tanto mi richiamerete, no? Non lo stanno richiamando, chiameranno un altro. Però anche per i risultati probabilmente stanno dando ragione a lui. Però io ti chiedevo, questa negatività di risultati, questo momento che sta vivendo l'Aquila, dipende anche dal fatto che magari ci siano dei problemi all'interno dello spogliatoio, un Virdis che viene lasciato in tribuna, tanti giocatori, l'allenatore che deve fare delle scelte, sempre molto difficile, una rosa così ampia, gli equilibri all'interno dello spogliatoio, che si sa quanto ci sono tanti giocatori, insomma possono venire meno, può anche dipendere da questo, perché i giocatori l'Aquila ce li ha. Voglio dire anche di qualità, però una squadra così di qualità non riesce comunque a dimostrarlo. Certo, ma poi ti lascia per chiaramente noi non possiamo conoscere, perché nello spogliatoio non conosciamo la realtà dell'Aquila. Sì, no? Certo, non la viviamo. Andiamo per supposizioni, però nel momento in cui Virdis lo mandi in tribuna, anche per questioni tattiche, ti fa quasi pensare che il mister forse non lo voleva sto Virdis, perché l'ha preso la società. Nel gioco dell'Aquila Virdis forse non calza bene come giocatore. Intanto chiedo scusa, mi dicono che la Reggiana ha sbloccato il risultato, conduce 1-0 sul Sant'Arcangelo. Quando dunque Ruopolo. Ruopolo ha segnato, Ruopolo, quindi 1-0 sul Sant'Arcangelo, non so il minuto, comunque siamo nella ripresa, credo intorno al 20° forse, ma non mi fanno cenno. Io direi di lanciare il prossimo servizio, andiamo a vedere l'Ancona, mi scuseranno quelli di Ancona perché la volta precedente non abbiamo visto il servizio, quindi Ancona Forlì 0-0, ecco il servizio. Se non è record, poco ci manca. L'Ancona centra il 7° 0-0 stagionale, lo fa in un Del Conero ancora poco popolato. Un risultato che serve ai dorici per raggiungere il momentaneo 5° posto in coabitazione con l'Aquila, che deve recuperare 2 gare. Un risultato invece che serve poco al Forlì, che resta impelagato nelle zone pericolose della classifica, ma comunque per i romagnoli si tratta di un buon punto. In avvio sono gli ospiti a spaventare l'Ancona con Melandri che vola verso la porta, Lori chiude in uscita. Insiste il Forlì, Catacchini cerca fortuna da lontano, la palla però è alta. Il solito errore difensivo innesca però la prima palla gol dell'Ancona. Fantini perde l'appoggio e scivola, Paponi parte e Scotti fa la prima parata del suo pomeriggio. Rischio concreto subito dopo quando Tulli la mette sulla testa di Tavares. L'incrocio non è letale perché Drudi salva la disperata. La partita è aperta, interessante e anche divertente. Dorazio prova l'imboccata e non si intende con Paponi. Di là Pastore recupera senza fallo un bel pallone e spara verso la porta una cannonata deviata da Lori con la mano di richiamo. Ancora benissimo il portiere di Cornacchini sul guizzante Melandri, che va anche sulla ribattuta e la rimette, ma Docente è un passo indietro. Nella ripresa il ritmo scende, calano le occasioni, il Forlì arretra, Bondi sgancia una bomba che non scende abbastanza. Il punto meritato lo firma Scotti, su Paponi che si libera alla grande, ma il portiere romagnolo è strepitoso e poi sul contatto Catacchini-Ganci restano solo le proteste marchigiane. E al triplice fischio il rammarico dell'Ancona, che poteva salire addirittura sulla quarta poltrona della classifica. Ecco Caidi, l'Ancona ha perso l'ultima occasione per rilanciarsi in zona playoff? Beh, credo che l'Ancona è una buona squadra e il campionato ha ancora tanto da dire, quindi
Nulla è perduto, credo, però è normale che adesso non so di preciso quanti punti ha, però credo che l'Ancona ne ha pochissimi, insomma, lo diciamo subito, probabilmente ancora è un po' indietro. L'Ancona ha 39 punti, ma insomma è parecchio indietro. Poi sì, comunque quest'anno i playoff sono un po' particolari, quindi credo che l'Ancona sia dura, ecco, voglio dire. Senti, Diego, è uno scialbo pari, insomma, tra Ancona e Forlì, un tempo ciascuno, alla fine un pareggio un po' insignificante, insomma. Sì, beh, ma l'Ancona penso che è una squadra, una buona squadra, però sicuramente arriverà. Credi che possa inserirsi nella zona playoff, non ha la forza tecnica. Gli manca qualcosa, perché cioè, se tu vuoi inserirti nelle partite con Forlì non, lo vedi a Matera tre domeniche fa. E non mi è che mi è sembrato un fulmine di guerra, quindi se vuoi veramente ambire a fare i playoff devi fare qualcosa di più, insomma. Bene, se la regia mi fanno cenno, se è pronto il collegamento con gli amici della redazione, appunto, di Porto d'Ascoli, altrimenti io direi di andare con il prossimo turno, perché appunto dobbiamo anche parlare del prossimo turno. Bene, allora il prossimo turno vede la Pistoiese che giocherà in casa contro l'Ancona, Carrarese Teramo, Propria Scienza San Marino, Sant'Arcangelo Savona, Forlì Tutto Cuoio, Grosseto Pisa, Ponte di Ragubbio, Ascoli Lucchese, Spal Prato e L'Aquila Reggiana. Bene, il Teramo quindi affronterà la Carrarese sabato 7 marzo alle ore 16, il Teramo in trasferta, appunto. Invece l'Aquila giocherà il recupero mercoledì 4 marzo alle 14.30 in casa contro il Pontedera, e poi affronterà ancora in casa la Reggiana lunedì esattamente 9 marzo alle 20.45, giocherà il posticipo in notturna. Ma parliamo subito del Teramo. Caidi, il Teramo ora deve cercare di recuperare questi punti persi, come diceva prima Campitelli nelle sue dichiarazioni, nella sua intervista. Cercare di andare a vincere non sarà però cosa facile contro una Carrarese che a me al Teramo, al Bonolis, mi ha impressionato anche parecchio. Beh sì, la Carrarese è un'ottima squadra, non ci sono squadre facili, e quindi sarà veramente una partita difficile, e niente, andremo lì e cercheremo di giocare come abbiamo sempre fatto, senza l'assillo della vittoria, perché comunque noi ogni domenica entriamo in campo per vincere, quindi non cambia niente. Se vincevamo dovevamo andare là a Carrara e vincere, e quindi dopo questo pareggio è normale, c'è più cattiveria comunque nel raggiungere questo risultato, perché comunque siamo un po' rammaricati dal risultato di ieri, quindi andremo là e faremo sicuramente una buona. Diego, ci fermiamo, chiedo scusa un attimo, poi torneremo su questo prossimo turno, sul Teramo, sull'Aquila, ma ora mi fanno cenno che dobbiamo cedere la parola alla regia per la pubblicità. Torniamo invece in studio, perché ormai siamo ai saluti finali, però prima dobbiamo un attimino tornare sulla partita, perché stavamo discutendo del prossimo turno. Carrarese Teramo, ne ha parlato già Caidi. Diego, due vittorie consecutive per la Carrarese, una squadra di qualità. Che partita ti aspetti dal punto di vista tecnico, o comunque in chiave tecnica, questa gara il Teramo come dovrà interpretarla per cercare di farla sua? Ma il Teramo la deve interpretare sempre allo stesso modo, perché il Teramo, il suo modo di giocare è quello. Sono le altre squadre che secondo me si devono preoccupare per cercare di penetrare, tra virgolette, il centrocampo e la difesa del Teramo. Il Teramo è una squadra tetragona, tosta. Io lo dico non da tifoso, lo dico perché sono convinto, perché a prescindere dal mio attaccamento ai colori biancorossi. Però le partite giuste si giocano al momento, non è che possiamo dire prima andiamo lì, il presidente parla da tifoso e andiamo a vincere. Si va a vincere, ma dopo che l'hai vinta puoi dire averla vinta. Cioè, chi farà la partita secondo te? Come? Chi farà la partita? Sarà il Teramo a fare la partita? Secondo me, io dico che il Teramo la partita la può fare, perché c'ha un centrocampo forte in fase di ripossesso palla, perché sono tutti i giocatori che la palla la riprendono subito all'avversario. E poi imbeccarli, perché sarà molto più facile, perché un conto contro una squadra chiusa come la Spalla, che sono 10 dietro la palla, lì sicuramente avrai dei varchi. Recuperando palla alta, dandola subito alle punte, come sempre io penso che i due, o se gioca pure Bucchi, insomma, i nostri due attaccanti avranno degli spazi. Il Teramo deve giocare come ha giocato sempre, come sta giocando da 18 partite a questa parte.
e non bisogna dargli pressione, perché ecco, sempre lasciarli giocare, perché stanno facendo un grandissimo campionato. Io sono convinto che se non gli diamo pressione, su questo siamo sicuramente tutti d'accordo. Caidi, che gara ti aspetti? Bisognerà poi prestare in modo particolare attenzione a Cellini, il capocannoniere, con 15 reti, anche Merini, se non sbaglio ne ha segnate 7, se non ricordo male, 6 di reti, 15 invece Cellini. No, infatti questo sta a testimoniare che loro sono un'ottima squadra con giocatori di grande qualità. Sarà una partita dura, noi dobbiamo affrontarla, come ha detto il mister, con grande serenità, e però come abbiamo fatto nelle ultime 20 partite. Intanto 1-1 Regione a Sant'Arcangelo, sì. Una Carrarese che ha pareggiato tanto, 15 pareggi di cui 9 in casa, 7 vittorie e 5 sconfitte, ma insomma una squadra che pareggia tantissimo. È stato testimoniale che comunque è una squadra solida, che comunque non fa mai risultati eclatanti, perché comunque prende pochi gol. Sì, 25 ne ha segnati 35 però. Quindi comunque più o meno mi sembra che abbiano gli stessi numeri, quindi è una squadra che ha qualità. Sì, prima di chiudere anche un pronostico, Diego, sull'Aquila che affronterà nel recupero il Pontedera mercoledì, abbiamo detto. Come finirà questa partita secondo te? Insomma, l'Aquila deve vincere, deve cominciare deve a vincere. Però non sta vincendo da parecchio, quindi avranno problemi sicuramente a livello mentale, perché la squadra, i giocatori sono uomini, sono persone, quindi non è che sono delle macchine. Risentiranno un pochino di questa situazione che si è creata, cambio allenatore, che comunque ci si affeziona allenatore, tutte queste cose qua. Però se l'Aquila voleva avere ancora una piccola chance di... C'è ancora Zavettieri però. C'è ancora Zavettieri. Bisognerà ora attendere questo impegno infrasettimanale. Per certi versi, io ecco, prima ho detto che forse hanno avuto fretta, no? Però io fossi in loro, sembra un controsenso, ma non lo è. Io continuerei con Zavettieri, che adesso prendi allenatore, a quando capisce, perché già si sono staccati, non sì, sempre però poi si, sono si hanno benefici. A quando capisce che cosa deve fare, si staccano ancora. Anche quindi, perché insomma siamo già alla undicesima di ritorno. E il Pontedera, che sembrava indebolito, da quando ha mandato via Grassi, sembra che si è rinforzato. Non so come funziona qui. Senza Grassi sta vincendo, insomma, Pontedera è una partita difficile. Ecco, Caidi, Teramo, l'Aquila Reggiana invece si giocherà lunedì alle 20.45, questa è un'altra partita interessante che per certi versi può anche insomma interessare il Teramo, perché c'è la Reggiana. Beh, sono due squadre che di indiscussa qualità e niente, staremo a vedere, noi dobbiamo pensare a noi e pensare prima di tutto a vincere a Carrara, poi dopo staremo a vedere cosa fanno le altre. Che presto sarai papà, sì, per la prima volta, sì, perché sì. Quando ci sarà questo evento? Sì, a giugno divento papà. E allora quindi sei contento per questo felicissimo evento? Ti faccio gli auguri. Grazie, belli. Grazie mille. Grazie. Naturalmente da parte di tutti noi di Verativo Abruzzo. Ebbene, siamo arrivati alla fine, io ringrazio i miei ospiti, Nebil Caidi, grazie, per grazie aver accettato l'invito, Diego Di Felice Antonio, grazie anche te, lui, Giussi, per grazie. L'averlo ritrovato, lo ritroveremo ancora sicuramente, sempre tanto disponibile. Bene, ringrazio voi per averci seguito, l'appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 21 con Qui Pro, ma non ci lasciate perché ora ci sono tutti i gol dell'ottava giornata del campionato di Lega Pro. Grazie, arrivederci a tutti. Pesante sconfitta casalinga del Gubbio che si fa rimontare nei minuti finali. Umbri in vantaggio al minuto 61 con il giovane Marchionni al suo primo gol da professionista. Incredibile finale con la Carrarese che pareggia all'88esimo dal dischetto. Cellini non sbaglia e con 15 reti balza in testa alla classifica cannonieri. Poi al quinto minuto di recupero la beffa per il Gubbio, con Teso che firma il sorpasso e certifica l'esonero di Acori dopo 11 giornate senza vittorie. Il San Marino non intende mollare l'obiettivo salvezza e centra una vittoria che la tiene in corsa. I titani riescono a battere di misura la Pistoiese grazie alla rete decisiva di Musetti a 3 minuti dall'intervallo. Una sola palla gol in tutta la gara per gli Orange, in versione inguardabile. Pesante vittoria esterna in chiave salvezza per il Pro Piacenza che infila il secondo successo consecutivo al Lungo Bisenzio di Prato. Decide un gol di Castellana che gira di testa in rete su azione d'angolo. Ora per il Pro Piacenza la salvezza diretta dista appena 4 punti.
e vince in trasferta anche il Pontedera, che allunga la serie nera del Savona in crisi societaria e anche tecnica. I Liguri restano in 10 dopo soli 5 minuti, rosso per Marchetti per un fallo a gioco fermo. Il gol decisivo arriva a 2 minuti dall'intervallo e lo realizza Settembrini, che ribadisce in rete una respinta del portiere Rossini su rovesciata di De Cenco. Il Tutto Cuoio vince di misura il derby toscano contro il Grosseto e infila la seconda vittoria di fila, che avvicina il traguardo salvezza. Match deciso da una stupenda rete di Colombini dopo 15 minuti di gioco. Il match offre tante emozioni, ma il risultato non cambierà più.